Nuova sconfitta per la Turris che non riesce a dare seguito alla vittoria di sabato scorso contro la Casertana e cade allo stadio Viviani al cospetto di un Potenza apparso molto più in palla. I rossoblù padroni di casa partono col freno a mano tirato, a metà primo tempo lasciano al moldavo Bojciuk la migliore occasione per portare in vantaggio la Turris, poi si rendono più volte pericolosi centrando due legni in pochi minuti, prima con Mazzeo che centra la traversa da pochi passi e subito dopo con Di Livio che da lontano coglie il palo. Alla mezz'ora Coccia subisce fallo in area e Baclet trasforma il rigore del vantaggio lucano. Nella ripresa ancora il Potenza a fare la partita e a trovare il raddoppio con un bel tiro dal limite con Sandri che batte Bagnale per il 2-0. A pochi minuti dalla fine Romano colpisce di testa su calcio d'angolo e accorcia le distanze ridando speranze di pareggio alla Turris, ma il risultato non cambierà più. I corallini non riescono quindi ad allungare sulle dirette inseguitrici nella corsa salvezza e ora dovranno fare i conti con un calendario che appare complicato già dal prossimo match interno di domenica prossima contro il Foggia. Per Mister Canè e i suoi uomini subito la possibilità di riscattarsi tra le mura amiche.